Allora, siccome stanno ristrutturando questo complesso qua dietro, dove faranno le residenze per gli studenti, essendo attaccata alla ex stazione Leopolda, hanno deciso di decorare i pannelli che circondano il cantiere con i lavori di, tra virgolette, giovani artisti toscani, più o meno toscani. L'idea nasce un paio d'anni fa, appunto con lo scopo di riqualificare alcune zone della città, soprattutto quelle dove ci sono i cantieri. Dove ci sono i cantieri edili di solito sono le zone che, diciamo, dove l'immagine urbana è più disturbata, e quindi l'idea di far dipingere le recinzioni di cantiere è un modo, oltre che per dare la possibilità anche ai giovani artisti di esprimersi, è anche un modo per, appunto, dare un'immagine diversa di queste zone della città. Abbiamo fatto un primo, diciamo, round di questa cosa in centro, cioè nel loggio di banchi, quindi l'edificio davanti al ponte di mezzo, assolutamente baricentrico al centro storico. La cosa ha funzionato benissimo, tant'è che dopo la Torre di Pisa, la Torre di Pendenza, sono state le cose più fotografate. Da lì mi sono inventato questo nome, Temporanea Arte, e abbiamo cercato di, quando era possibile, far sempre queste, far fare queste performance. In particolare questo cantiere, che è un cantiere della costruzione di una residenza, l'ho chiamata artistica per studenti. Perché? Perché pensato di far dipingere una di queste facciate del nuovo edificio in modo definitivo, e quindi da qui l'idea di fare un concorso nazionale, e quindi oggi è, diciamo, uno dei momenti di passaggio di questa iniziativa. Mi sono divertito a, diciamo, dare la possibilità, questo ci sarà sul bando di concorso, agli artisti di interagire con l'architettura, cioè questa facciata, quella più grande, però comunque sulla strada principale, ha evidentemente delle finestre, delle aperture. Queste finestre e aperture saranno gli artisti che dovranno decidere come farle. Verranno qui fino alla fine del cantiere, però l'idea, siccome anche gli altri, diciamo, anzi, i primi che sono stati dipinti un paio d'anni fa, i cantieri relativi sono alla conclusione, quindi sto pensando di utilizzarli in qualche modo. Questa era un'idea che ancora deve un po' maturare, però, insomma, sicuramente buttarli via o mandarli al macero no, perché alcuni sono veramente bellissimi. Bravo Giulia, il nero è il colore di cui avevamo bisogno. Veramente strano.